Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Quest'oggi vi proponiamo la torta perfetta per la festa della mamma, la torta cuore. È un'esplosione di frutta sia all'interno che all'esterno ed è talmente semplice e veloce da preparare che la potrete fare anche con i vostri figli o nipotini e condividere un bellissimo momento insieme in famiglia. I suoi gusti semplici e delicati sono adatti a tutti. Iniziamo! Iniziamo la ricetta montando 4 albumi di uova grandi per 30-40 secondi. Poi aggiungiamo in 3 fasi 120 g di zucchero semolato. Mescoliamo 4 tuorli d'uovo con un frustino, solamente per amalgamarli. Poi li aggiungiamo alla meringa, incorporandoli con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Aggiungiamo i semi di vaniglia, la scorza di un limone biologico e 100 g di farina 00 in 3 fasi, sempre incorporandola con movimenti delicati. Prendiamo una teglia a forma di cuore, dal diametro di 25 cm nella parte più larga, imburrata e con carta da forno sul fondo, e ci versiamo tutto il nostro composto all'interno. Con una spatolina livelliamo per bene, sbattiamo sul piano da lavoro per eliminare bolle d'aria e cuociamo a forno statico 180 gradi per 25-30 minuti. Ci raccomandiamo di fare la prova a stecchino. Sforniamo e lasciamo 5 minuti nella teglia, poi capovolgiamo su una griglia e lasciamo raffreddare completamente. Una volta raffreddata, tagliamo i bordi per renderla bella uniforme. Poi la tagliamo in 3 strati, ognuno da 2 cm di altezza. Qui abbiamo 700 g di crema pasticcera, alla quale aggiungiamo, poco alla volta, 200 g di panna montata già zuccherata. E voilà! Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi su un piatto da portata mettiamo una noce di crema per far aderire la torta. Sopra mettiamo la base della nostra torta, che andiamo a bagnare con un delizioso infuso di arancia e papaya con mezzo cucchiaino di miele. Aggiungiamo un quarto della crema e la stendiamo bene su tutta la superficie. Prendiamo della frutta tagliata a pezzetti, nel nostro caso arancia, kiwi e fragole, molto ben asciugati, che andiamo ad aggiungere sopra alla crema. Mettiamo lo strato centrale di pan di spagna, lo bagniamo sempre con l'infuso e stendiamo un altro quarto di crema. Poi disponiamo sopra i pezzettini di frutta. Aggiungiamo l'ultimo strato di pan di spagna, lo bagniamo con l'infuso e copriamo interamente la torta con uno strato sottile di crema, il minimo per coprire il pan di spagna. Questa copertura serve a non far seccare la torta durante il riposo. La restante ci servirà domani. Mettiamo la torta in frigo tutta la notte. Il giorno seguente spalmiamo la restante crema su tutta la superficie della torta, creando uno strato bello abbondante. Poi ci dedichiamo alla decorazione. Abbiamo fragole, lamponi e mirtilli ben asciugati, che disponiamo a piacere su tutta la superficie della torta. Usate la fantasia e divertitevi a creare un puzzle gigante! Guardate che bellissima torta abbiamo creato! Thank you.
amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso gustiamo insieme questa meravigliosa torta. Cosa posso dirvi? Questa torta è un connubio perfetto di sapori delicati. Subito si sente la crema chantilly, bella vellutata con questi profumi di vaniglia e limone. E poi c'è il pan di Spagna, inzuppato alla perfezione in questo infuso di arancia e papaya. E infine la frutta, bella fresca che va a completare tutta la torta. Insomma è deliziosa, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.